Ciao a tutte ragazze, oggi è arrivato appena adesso, sono appena tornata dal lavoro, è appena arrivato il corriere con il pacco di Farmè, vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Allora, ho speso 49,63 euro, questo è già scontato, da cui mi era stato scontato circa 1,10 euro. C'era una promozione che praticamente acquistando tre prodotti, non mi ricordo bene com'era la promozione, comunque già terminata praticamente, c'era uno sconto sul prodotto meno caro. Fanno spesso di queste promozioni. O arrivate a una certa cifra d'ordine, vi scalano 8 euro, o vi fanno lo sconto, non so, del 30, 33 a volte di quello meno caro. Ogni tot articoli ci sono sempre tante offerte interessanti. Quindi andate a vedere, dare un'occhiatina su questa farmacia online perché trovate tante cose, sia parafarmaci che make-up, che qualsiasi altra cosa di automedicazione, maschere, pecciocchi, tante cose. Partiamo. Allora, innanzitutto l'ordine l'ho fatto perché mi serviva il collirio. Ho preso questo collirio qui Alfa, non vi sto a dilungare perché ve lo faccio vedere quasi sempre quando faccio gli ordini su Farmè. È un collirio lubrificante e idratante. L'ho preso perché uno me lo voglio tenere a portata di mano nella mia postazione trucco, l'altro c'è un momento nel bagno, l'altro se riesco in borsa, anche nella borsa mare, per lubrificare un po' gli occhi, dato che io porto le lenti a contatto. Questo si può dare tutte le volte che si vuole, mi diceva il farmacista, dal sollievo prolungato e dall'irritazione e dal bruciore, ha un elevato effetto idratante con acido ialuronico, c'è cioè il sale sodico dell'acido ialuronico allo 0,2%. Questi due costano, aspettate che mi sono scritto un bigliettino qua sul cartone, ho scritto i prezzi, non lo trovo. Ah, 13 18, 13 euro, scusate il ricoglionimento, 13 euro tutti e due, 13 euro e 18, vabbè, 6,50 euro l'uno più o meno. Poi in previsione delle vacanze, vi avevo fatto vedere nel video di Tigotai i cerottini per le vesciche, mi ero dimenticata che in realtà io i cerottini per le vesciche io li avevo già comprati da Lidl, ma ho voluto riprenderne anche qui su Farmè perché non fanno mai male, tanto controlliamo la scadenza. Novembre 2022 e ottobre 2022, va bene. Ho preso questi due tipi. Questi sono quelli piccolini, sollievo immediato dal dolore, quelli per vescica. Sono quelli piccolini, vedete lì. E all'interno ce ne sono sei. Questo qui costano 6,23 euro, scontati naturalmente. Poi ho preso un'altra confezione, questi qui sono quelli per il tallone, che voglio utilizzarli per Angelica perché ho visto che quando cammina tantissimo con le tennis tenta un po' quando hai il salvapiedi, quando le calze no, ma quando il salvapiede ogni tanto gli capita, quindi ho preso questi cerottini, costano 6 euro, no, per 6, no, aspettate un attimo, per 6 questi che vi ho fatto vedere prima costano 6,23 euro, questi qui costavano 10,79 euro, ce ne sono dentro 5, questi qui per la protezione tallone. In realtà il prezzo consigliato sulla confezione è 5 euro, ma io li ho pagati 3,99 euro, cioè quindi già qui li venite a pagare 7 euro in meno. Cioè oggi mi cade tutto, anche ieri a dire il vero. Vabbè. Poi, vabbè, c'è anche un campioncino, mi è venuto in mano, ve lo faccio vedere subito. Lì, caduto. Lift Active Collagen Specialist della Vichy, il solito bigliettino con la pubblicità, tutto numero verde, tutto barabim barabam. Poi per Angelica ho voluto, presto arriviamo anche alla parte skincare, abbiate fede. Poi ho preso questo Une Nettoyant senza risciacquo che ha cambiato pack prima per pelle normali. Allora, prima avevo un pack diverso, me lo sono portata qui che dopo volevo fare vedere, tanto lo volevo aprire per sentire se l'odore è uguale, spero di sì perché io adoro il profumo, la profumazione dei prodotti della Mustela. Sì, è uguale, avevo il dubbio che fosse diverso perché, aspettate che richiudiamo così, sì, a parte che basta girare qua ed è chiuso. Questo è il pack nuovo che è arrivato.
E questo qui è il pack vecchio, vedete? È leggermente diverso. Sono tutte e due 300 ml. Io questo lo uso diluito con un pochino d'acqua per lavare il viso la mattina ad Angelica, la sera ad Angelica, a volte anche alla mattina. La cosa carina di questo prodotto, innanzitutto l'odore è spettacolare perché è veramente, veramente buonissimo. Poi contiene un'acqua senza risciacquo molto comoda anche per fare il bagnetto senza acqua. Magari avete il bambino che ha la febbre, ma anche se è una bambina grande, non volete fargli prendere freddo e fare il bagno, la mettete in bagno, preaccendete lo scaldino, o se avete un bagno con, insomma, dove si è caldo d'inverno, per esempio, o anche d'estate, perché possono avere la febbre anche d'estate, bagnate un panno in microfibra con dell'acqua tiepida, date qualche pusciata di questo, strofinate, cioè stringete, passate su tutto il corpo, avrà questo buonissimo profumo, non appiccica assolutamente. Io a volte mi è capitato di usarla anche per me, è un buonissimo odore. Il 98% degli ingredienti sono di origine naturale, sono 300 ml. Questa la vendono anche da Toys, anche in tutti quei negozi tipo Bimbo Store, Prenatal, la trovate un po' dappertutto, i prodotti della Mustela. E questo qui l'ho pagato in offerta 10,51 euro. Costa, però è veramente un prodotto che dura tantissimo ed è molto molto buono. Questo goccino qui adesso vedremo di terminarlo in questi giorni, poi ce lo portiamo anche in vacanza questo qua. Poi veniamo alla sessione skincare. Allora, ho provato a prendere di scorta un'altra confezione di questi patch occhi che ho fatto ieri, li avevo terminati, di Giada Cosmetics. Costano qui su Farmè 4,16 euro, più o meno il prezzo è quello lì. C'è qualche bioprofumeria che fa dei prezzi inferiori, ma poi dovete pagarci le spedizioni. Invece qui su Farmè no. Credo dai 19,90 a 20 euro su Farmè più o meno, avete la spedizione gratuita. Quindi questo 4,16 euro sono patch occhi certificati naturali, ve ne parlerò nel video determinati. Poi questa marca non l'avevo mai provata per quanto riguarda gli occhi, questa qui della Bioerth Lum maschera contorno occhi. Questa qui, bava di lumaca peptidi, dovrebbe essere proprio una mascherina. Applicare i patch sulle zone perioculari inferiori. Ah, non sono patch. Lasciare in posa di 15-20 minuti, togliere i patch e massaggiare fino a completo assorbimento. Vediamo cosa dice. Una sinergia di estratto di bava di lumaca, 96%, peptidi e mirtillo per uno sguardo giovane e fresco. Dopo l'uso la pelle appare più fresca e luminosa, contrastando il colorito spento e i segni dell'età. L'INCI dove sarebbe? Qua. Acqua, glicerina, acido ialuronico, camomilla, mirtillo, maxantano, fenol alcol e come conservante questo qua. No, buono, non è male neanche. Ah, infatti certificata IAB, non avevo visto, dicevo, non è male l'INCI. Certificata IAB, anche questa è certificata IAB. Sto cercando di provare contorno occhi certificati naturali, patch contorno occhi, ma non è facile nei contorno occhi. Questa l'ho pagata 3,66 euro. Poi a 4,50 euro l'una, ne ho prese due, poi avevo finito. Queste due mascherine della Bioerth. Maschera viso, macchie e pigmentazioni. Allora, questa qui è una maschera che l'ho usata solo una volta in passato e devo dire che questo tipo di maschera schiarente è una delle poche maschere che ho provato che veramente schiariscono dopo il primo utilizzo. Sapete che io soffro di melasma, quindi quando parlo di macchie stese e non delle macchioline piccoline come possono essere magari queste tre che io ho qui, che sono macchie dovute alla fotoesposizione e all'età, alla pelle fotoinvecchiata. Io parlo del melasma, tipo vedete che un po' adesso col sole si incomincia un pochettino col calore a tornare fuori. Questa è una maschera che bisogna fare attenzione a utilizzarla perché nonostante sia certificata naturale, certificata IAB, contiene degli acidi e quindi bisogna un po' far prestare attenzione a usare la protezione solare il giorno dopo e sarebbe più adatta da fare la sera in modo da non poi esporsi al sole e utilizzare lo schermo solare durante la giornata. Attenzione perché nessun schermo solare, quello che nessuno vi dice, anche la protezione quella che chiamano totale 50 più, non è
non protegge, cioè la protezione che trovate, la SPF che c'è nella confezione si riferisce agli UVB. Gli UVA, intanto deve essere specificato sulla confezione che schermi anche contro gli UVA, e se c'è il cerchietto significa che vi scherma gli UVA per la metà, due terzi, c'è chi dice metà, c'è chi dice 3/4, 2/3, non si capisce bene, diciamo indicativamente più o meno la metà, anche se è più della metà, del fattore SPF, quindi se è un SPF 50 vi scherma circa un 30 di UVA. La schermo totale non esiste, ragazze, non ci sarebbe più gente con le macchie, se no non esiste lo schermo totale, quindi attenzione, perché se utilizzate degli acidi, soprattutto degli acidi che vanno in profondità, rischiate di macchiarvi la pelle. All'interno di questo dovrebbe esserci, se ricordo bene, il gluconolattone e l'acido mandelico, che io già utilizzo, non dà problemi. L'acido mandelico ha delle molecolone molto grandi, lo chiamano anche il peeling dell'estate, l'acido dell'estate, una cosa del genere, ma comunque bisogna comunque prestare attenzione, perché questi acidi sono comunque, anche se non sono dei veri e propri coratolitici, vanno comunque a disciogliere un po' lo strato della nostra barriera, lo strato superficiale, quindi portano via un po', quindi fate attenzione. Maschera e della Bioest, vi stavo dicendo, certificata IAB, il prezzo ve l'ho detto. Maschera viso monouso in cellulosa per il trattamento cosmetico delle discromie cutanee, l'acido mandelico, l'estratto di pisello e l'estratto di curcuma sono ingredienti innovativi che visibilmente attenuano le imperfezioni e le riequilibrano, dando luminosità alla pelle. Contiene succo di aloe vera e estratto di Gianna Rubens. Di questa linea Bioest io avevo comprato anche un gel maschera schiarente, convinta che fosse per il viso, in realtà era per le palmi, comunque non l'ho ancora utilizzata, mi dovrò mettere a usarla, se riesco in questi giorni mi faccio un impacco e inizierò a usarla, perché si sta avvicinando il palio, ormai l'avevo aperta. E niente, la userò a breve, me la porterò magari anche in vacanza, vediamo, per cercare di tenere a bada il più possibile tutta estate le discromie. Questo è tutto i miei acquistini, quindi ve li faccio rivedere. Pecciocchi, pecciocchi, maschera, maschera, prodotto della Mustela. I due, chiamiamoli lubrificanti, idratanti per gli occhi, quell'Iri e le due confezioni di Compid. Per aver speso 49 euro, vi assicuro, ragazze, che non è molto per i prodotti che ho comprato. Ho trovato tutto in sconto, ho approfittato. Niente, questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non so adesso in che stile andrà, cioè che in ordine andrà di programmazione, in questi giorni vi ho registrato Lido, vi ho registrato Tigotà, vi ho registrato questo. Approfitto di mettervi anche in questo video un altro prodotto che potete acquistare in farmacia, ma che in realtà io ho preso su Amazon, ve lo faccio vedere subito. Su Amazon ho voluto ricomprare i sali di Epson perché mi sono trovata benissimo. Li vedrete nel mio video, sono stata a dilungarmi su questo prodotto, li vedrete nel mio video sulla ritenzione idrica che spero di riuscire a registrare presto. Li potete utilizzare sia se avete l'idromassaggio sia se avete la vasca, senza idromassaggio. Sono molto efficaci, potete anche discioglierli nell'acqua per farvi i vendaggi eventualmente, riciclare magari delle bende che avete in casa, che avete utilizzato, che invece di buttare potete tenerle, lavarle a mano magari e ribibirle con una soluzione. Comunque ne parliamo in modo più approfondito in un video. Costano sui 10 euro se ricordo bene, forse un po' di più, sono 1,3 kg. Poi un altro prodotto che ho trovato in offerta su Amazon, ma lo trovate anche in farmacia sui 28 euro, in alcune farmacie lo trovate anche, che costa anche un pochino meno, sono questi patch per la pancia della Guam. Io stasera li provo, poi vi dico come mi troverò. Non volevo metterli adesso, ma in questo momento non ho tempo di andarmi a fare una doccia, quindi già ho sulla crema il drenante e il siero bruciagrassi nel pancino, quindi lo terrò fino a sera, stasera dopo la doccia lo metto, o più tardi, insomma, adesso vediamo. Questo sono della Guam, trattamento urto, pancia e fianchi, rimodellante. Con alghe guam e tormalina minerale per i benefici dei raggi infrarossi lontani. Azione intensa, continuativa e mirata per 8 ore. Dentro ce ne sono 8, vi permette di fare 4 settimane di trattamento, mettendone quindi 2 al giorno. Qui è specificato che sono attivi contro la cellulite e le diffusità cutanee per ottenere risultati fin dalle prime applicazioni. Lo studio e la sperimentazione che la COT ha effettuato negli ultimi anni sull'interazione fra i più importanti principi attivi dei fanghi d'alga guam con minerali attivi ha dato vita a questa formula arricchita di tormalina nera, un minerale naturale puro,
finemente micronizzato, capace di assorbire il calore corporeo e rimetterlo sotto forma di raggi infrarossi lontani, FIR, a tutto vantaggio delle cellule dei tessuti. Si è specificato dopo che aderiscono alla pelle, sono morbidi, si modellano al corpo, non macchiano i vestiti, non sono visibili sotto i vestiti, si possono utilizzare sia di giorno che di notte e, se ben applicati, il prodotto viene rimosso delicatamente, quindi non c'è effetto ceretta. Speriamo, perché ho avuto una brutta esperienza con dei patch di un'altra marca, Reducel, una cosa del genere, che per toglierli ti rimetteva la prima pelle. C'è scritto di non bagnarli per toglierli e quindi forse perché tornano a essere appiccicosi, non lo so, vedremo, vi farò sapere come mi trovo. Direi che il prossimo video dovrebbe essere quello sulla retenzione idrica, quindi io vi mando un bacio, alla prossima! Spolliciate, condividete, scrivetemi in direct, c'è anche la mia mail se avete bisogno, lasciatemi un commentino qua sotto, mi fa tanto piacere, un pollice in su e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video.